è sui volti di questi bambini e di queste bambine che oggi è segnata la strada giusta, la strada della cultura, la strada dell'educazione, quello di tirare fuori da ognuno di noi il meglio che abbiamo dentro. Contro la camorra che è una grande montagna di merda, noi rispondiamo così. Dalla piazza siamo stati accolti nella casa del Signore, che è la casa di tutti. È la casa dove praticamente questi bambini ogni giorno devono sorridere, non stare chiusi in casa. Attraverso le scuole, le associazioni, gli insegnanti, le istituzioni sul territorio e con una forte presenza delle istituzioni oggi diciamo no, noi non ci siamo all'abbandono di questo quartiere. Il quartiere è nostro, ce lo difendiamo e il quartiere va restituito ai nostri bambini. E noi vogliamo via dai nostri quartieri chi si arma. Noi stiamo lavorando ogni giorno ormai da anni per una città che possa fare della cultura, del turismo, della sua grande forza, la sua pagina di presente. E quindi oggi è sicuramente il protagonismo delle scuole che diventa un dovere per tutte le istituzioni. Noi come Comune di Napoli dobbiamo fare di più, ma chiediamo a tutte le istituzioni di fare di più al fianco di queste bambine e di questi bambini e soprattutto per dare la giusta centralità a tutti i quartieri della città affinché non esistano delle periferie di serie A e di serie B. San Giovanni oggi ci dà una grande pagina e di mese in mese abbiamo il dovere di un lavoro continuo e anche grazie alla stampa di essere qui che aiuta ad accendere i riflettori e quindi aiuta ad aprire gli occhi a chi ancora è distratto. La cultura è uno di quegli strumenti, diceva Falcone, ce lo siamo ripetuti tantissime volte, non serve un esercito di poliziotti ma serve un esercito di insegnanti e attraverso la cultura questi ragazzi oggi non solo hanno detto no alle camorre come lo dicono da Nando, come l'hanno detto il 19 aprile, come viene ripetuto in ogni commemorazione per le vittime innocenti, le tante vittime innocenti di camorra del nostro territorio, ma oggi hanno voluto rispondere, meno spari, più saperi, i saperi aggiungono, c'è un più davanti, aggiungono possibilità, danno l'occasione di emanciparsi, di riconoscersi e di mettersi insieme, un'idea se condivisa viene moltiplicata, uno sparo toglie libertà, uno sparo può togliere una vita, quindi questa iniziativa tramite la poesia cerca di essere una risposta del territorio insieme, uniti contro la camorra e le estese. Noi facciamo quello che noi possiamo fare, cioè portare il sapere, la cultura e dire ai ragazzi che conoscere, essere curiosi e soprattutto combattere la violenza con le parole, che a volte possono essere anche più dure degli spari, ma che comunque restano parole, non atti di violenza. Per noi è importante, lo facciamo tutti i giorni sul territorio, oggi siamo voluti uscire concretamente proprio nel rione e invadere di parole belle e di bellezza il rione stesso.